L'anfiteatro è stato definito da Manzoni come la terza o la quarta location in Italia, dopo Verona, Taormina, dopo Siracusa, mi sembra. È un posto eccezionale. Vorrei ricordare che sull'anfiteatro c'è stata una domanda, una presenza in 10 anni di 1,5 milioni di persone. I visitatori al sito archeologico sono stati in 10 anni 60.000, 1,5 milioni e 60.000. Nell'idea di città turistica, l'anfiteatro è uno strumento di enorme importanza. Lo è stato e lo è. È evidente che oggi il tema della demolizione, dello spostamento, dello smantellamento delle tribune del legno è acquisito. È chiaro che si deve portare alla luce il sito archeologico. Però, guardate, tenendo ben presente che l'anfiteatro deve rimanere un sito archeologico da visitare, ma deve rimanere con la stessa forza un sito nella quale i cagliaritani, i turisti, possono godere di serate meravigliose della nostra estate. Come fare? Io sono andato al Teatro Linico e ho visto un'altra ipotesi che consiste semplicemente in una rotazione di 45 gradi delle tribune. È evidente che io non so adesso giudicare quale sia meglio l'altra, l'una o l'altra. È evidente che nel momento in cui smantelliamo dobbiamo ben aver presente come sarà sistemata quell'area. Non sarà più probabilmente, non avrà più probabilmente la stessa capienza, lo sappiamo, però è un sito importantissimo. Per la capienza dovremo pensare ad altro. Se, come sembra, il Cagliari si andrà a Elma, allora è evidente che una delle funzioni del prossimo stadio sarà quella di essere il grande evento. Guarda, sto finendo, dobbiamo dire una cosa, mettiamo fine alle guerre di religione, hanno fatto morti e feriti, non sappiamo più, un campo di battaglia cosparso di sangue. Dopo tanti anni non abbiamo il parco, ed è quasi un letamaio. Abbiamo perso finanziamenti, cito a memoria, posso sbagliarmi, per 3,5 milioni, e abbiamo un contenzioso infinito, o immenso, meglio, con il privato, con Coimpresa. Questi sono i punti a cui siamo oggi. Allora, la soluzione è molto semplice sul piano teorico. L'apertura del parco, la immediata, l'accordo, che è facile dire e meno facile da trovare, con Coimpresa, perché si trovi una soluzione che permetta all'impresa, al soggetto imprenditore, di non perdere le risorse che ha investito e il mancato guadagno. E non sarà una cosa facile. Siccome non sono d'accordo sulla strada, che invece era prevista tra via Cadello e l'asse litoraneo, lasciatemi dire due parole. Io non sono assolutamente d'accordo che la ricerca di una nuova ripartizione modale su individuale mezzo collettivo non voglia dire costruire anche infrastrutture che sono necessarie al mezzo individuale, perché sono indispensabili per Cagliari e per la sua economia. Quella bretella aveva un significato ben preciso di determinare un anello intorno a Cagliari più stretto e più agevole, fare in modo che il traffico in entrata non si concentrasse sul centro di Cagliari, diminuisse la congestione nell'area centrale cagliaritana. Questa era la sua vera funzione e la sua vera validità. Credo che la costruzione del quell'anello avrebbe avuto anche il vantaggio di scaricare la via Roma e fare in modo che dalle parti, dal quartiere del Sole, coloro che si dirigono o si fossero diretti all'aeroporto avrebbero potuto scegliere un'alternativa senza entrare nel centro di Cagliari, senza passare dalla via Roma. Credo che quella soluzione fosse una soluzione di grande interesse per la cittadinanza,
e non escludo che si possano trovare soluzioni per costruirla, in accordo naturalmente con la sovrintendenza, che è uno dei tanti modi, dei metodi, dei progetti che in questi mesi sono circolati per Cagliari, per l'università, negli studi professionali e sui giornali.